È una ricetta molto veloce, quindi partiamo col calare le nostre ruote pazze. L'acqua già pronta in ebollizione, una manciata di sale. Iniziamo prima di tutto nel pulire e versare in un contenitore la nostra rucola. 4 cucchiai di olio d'aglio e i pinoli, un po' di sale fino. Mettiamo a fuoco vivo una padella, aggiungiamo un po' di olio extravergine. Quando il fuoco è ben caldo, mettiamo una manciata di pomodori e buttiamoci sopra un po' di sale grosso e lasciamoli saltare così a fuoco alto. Cominciamo adesso a frullare la rucola. Aggiungiamo l'acqua di cottura e poi in parti uguali il pecorino ed il parmigiano fino ad ottenere questa consistenza. La pasta è pronta, andiamo a scolare. La mettiamo a fuoco spento in una padella per aiutarci a unire gli ingredienti, le ruote pazze, il pesto di rucola e iniziamo a saltare. Un altro po' di parmigiano e finiamo il piatto con i nostri pomodorini saltati. E voilà, il piatto è pronto.